gli incontri ravvicinati con gli UFO e i loro occupanti. Cerchiamo di procedere con ordine in questa materia, partendo da alcuni casi fra i più sensazionali. Non derido più le persone che dicono di aver visto gli UFO, perché ne ho visto uno anch'io, Jimmy Carter. Circa 4 anni fa stavo andando a casa di mia nonna, quando nel cielo è apparsa una grande sorgente di luce, dalla quale uscivano tanti colori. Sembrava che stesse per atterrare proprio di fronte a noi, ma non l'ha fatto. È schizzata velocemente in cielo. Mi ricordo che era proprio prima di Natale e mia madre e tutti quanti abbiamo pensato che era qualcosa di incredibile. Noi abbiamo notato un oggetto molto luminoso, simile a una stella, che si è sollevato dall'altra parte della foresta. Si stava alzando lentamente ed era puntato nella nostra direzione. Poi, quando ha raggiunto un'altezza considerevole e si trovava proprio sopra di noi, abbiamo visto un lampo di luce, come un'esplosione. Poi questo oggetto si è girato ed è scomparso ad una velocità incredibile. Mi chiamo William Coleman. Quando ero al Pentagono facevo parte del progetto Blue Book. Prima ero stato pilota di bombardieri ed ho visto un disco volante. Era un velivolo a forma di U. Non so quanto fosse grande perché è difficile stabilirne le dimensioni se non si hanno punti di riferimento. Mia sorella e io stavamo passeggiando intorno all'isolato. Abbiamo guardato verso l'alto e l'abbiamo visto. Aveva delle luci nella parte inferiore. Mi sono occupato di oltre 3.000 casi di piloti di tutto il mondo, inclusi alcuni piloti scettici che, dopo aver visto un UFO, hanno completamente cambiato idea e rischiato la loro reputazione. Perché ha limitato le sue ricerche ai piloti? Perché sono testimoni molto attendibili e credibili. La vita dei loro passeggeri dipende da loro e devono rendersi ben conto di cosa succede nel cielo. Sfortunatamente, molti di loro chiedono di rimanere nell'anonimato. Davvero? E perché? Per paura di rendersi ridicoli o anche di perdere il lavoro. A nessuna linea aerea piace lo slogan "volate con noi e vedrete gli UFO". Eppure non è male. Fortunatamente un pilota si è fatto avanti e ha avuto abbastanza coraggio da raccontare la sua esperienza. Il capitano Daniels ha volato con la United Airlines per 35 anni. Piacere di conoscerla. Ci racconterebbe la sua esperienza con gli UFO? Stavo pilotando un volo da San Francisco a Boston. Era il 12 marzo 1977. A un'altitudine di 11.000 metri circa, mi accorsi di una luce bianca, luminosa, accecante, sulla sinistra del nostro DC-10 a circa 900 metri. L'oggetto doveva essere molto grande, qualche centinaio di metri di diametro, ma non è stato visto sul radar della torre di controllo. Può dire cosa fosse? No. Potrebbe essere stato un aereo di linea o militare? Assolutamente no, è partito ad una velocità incredibile. Quell'oggetto era una minaccia per il suo aereo? I tre aghi della bussola andavano in 3 direzioni opposte e l'aereo era attratto da un'enorme forza magnetica. Come ha reagito l'equipaggio? L'ingegnere di volo continuava a ripetere: non lo voglio vedere. È davvero coraggioso, lei ha fatto un rapporto? Ci sarebbe stata un'interminabile e inutile inchiesta, così ho lasciato stare. Perciò questo è tutto? Sì, ma 6 mesi dopo ho raccontato la storia al mio capo e lui ha detto: peccato che tu me l'abbia detto, a chi fa certi avvistamenti succedono strane cose. In che senso strane? Hanno paura di perdere il lavoro o di essere trasferiti. Il 18 settembre 1976 l'aeronautica iraniana avvistò e tentò di intercettare 2 UFO che erano apparsi sul cielo di Teheran. Sotto gli occhi di centinaia di persone e seguiti dalla torre di controllo dell'aeroporto, gli oggetti riuscirono a eludere la caccia dei jet. Ma nel rapporto su questo incidente inoltrato dal servizio segreto americano all'intelligence della difesa, si legge che uno degli UFO sarebbe stato costretto a un atterraggio di emergenza. Un oggetto dal comportamento analogo fu filmato in Guatemala nel 1978 durante le riprese di uno spot pubblicitario. E ora da Manitoba, Canada, un testimone oculare, il signor Robert Berry, un ricercatore e investigatore indipendente da York, Pennsylvania. Bob, ci parli dell'avvistamento nei pressi di Manitoba. Questo oggetto si muoveva ad una velocità 3 volte superiore a quella normale. Adesso rivediamo lo stesso movimento in moviola ad 1/40 della velocità normale. Qui vediamo un altro avvistamento dello stesso oggetto, testimoniato dall'intera popolazione di Manitoba, che si era riversata nelle strade, attratta dallo spettacolo di luci.
Adesso, mentre noi mandiamo lentamente il filmato, vediamo l'oggetto saltare in alto sulla parte destra dello schermo e illuminare tutto il cielo. È stato calcolato che l'UFO stava viaggiando a più di 3.000 miglia orarie. Negli anni 50 l'America andava pazza per gli UFO. Alle ondate di avvistamenti spesso seguirono ondate di scherzi. Innumerevoli sono stati i tentativi più o meno riusciti di contraffazione di UFO. Nel corso degli anni sono stati usati i trucchi più ingenui e i più sofisticati. Fra i presunti falsi, alcune foto del contattista George Adamski, scattate negli anni 50, e alle quali a tutt'oggi non è stato possibile dare una risposta. Poi ci fu il caso di Barker, un piccolo aeroporto nel West Virginia, dove fu girato questo filmato. Si può facilmente sospettare della sua genuinità, data la goffaggine del movimento del disco volante, probabilmente un modellino radiocomandato. Non sono mancati i dischi volanti fatti in casa o costruiti da aziende aeronautiche statunitensi, con risultati, a dire la verità, assai scadenti. Ma se si parla di UFO perfetti, allora è impossibile non ricordare le foto di Edward Billy Meyer, il cui caso contattistico iniziato nel 1975 è senz'altro il più controverso. Eccoci ora al caso di Gulf Breeze in Florida. Anche questa è una sequenza di eventi davvero strana. Gulf Breeze è una cittadina della Florida nei pressi di Pensacola, una tranquilla località meta di soggiorni vacanzieri. Improvvisamente, su questa strada, la sera dell'11 novembre 1987, il signor Ed Walters vide un oggetto che evoluiva a poca distanza dalla sua abitazione. Ed Walters prese la sua macchina fotografica e scattò 5 foto che lo hanno reso famoso. È molto discusso, giacché, secondo alcuni ricercatori, il suo non è altro che un falso ottimamente architettato. In un periodo di 7 mesi, Walters avrebbe visto l'oggetto ben 7 volte e scattò 36 istantanee. È un apparecchio militare segreto? Gulf Breeze è letteralmente circondata da basi militari, ma funzionari dell'informazione pubblica smentiscono la presenza di UFO. Ecco le foto di Ed Walters. L'oggetto, di forma campanulare e rovesciata, emette una debole luminescenza all'interno e proietta sul terreno circostante un fascio di luce molto intenso. Teoricamente l'oggetto dovrebbe trovarsi a breve distanza dal suolo, circa 2-3 metri. L'incontro ravvicinato è stato documentato anche attraverso un video, di cui vediamo un segmento. L'UFO sembrerebbe muoversi erraticamente, come protetto dal fogliame degli alberi, e la videocamera riesce a coglierne solo particolari indistinti. Sentiamo il parere di un esperto. Il dottor Robert Nathan ha lavorato per 16 anni nel settore propulsione jet. Durante questo periodo ha denunciato molte foto di UFO come falsi. Il nostro staff ha fornito a Nathan diversi negativi nella speranza che le sue tecniche avanzate, con l'aiuto di computer, possano far luce sulla polemica. Per quanto riguarda le foto di Gulf Breeze, non sono pienamente convinto. Credo che molte di queste immagini siano fotografie a doppia esposizione. In molte di queste immagini il velivolo era messo più a fuoco rispetto agli oggetti intorno, oppure era più sfocato. La navicella spaziale sembra essere piuttosto luminosa. È come se ci fosse una luce esterna a illuminarla. La situazione potrebbe essersi verificata se la navicella si fosse trovata in questo spazio in un tempo precedente, con la luce lunare proveniente da tutte le direzioni. Inoltre, a me sembra che in diverse di queste fotografie la parte superiore e inferiore della navicella siano state tagliate, mentre il resto dell'immagine è piuttosto confusa. E questo mi fa pensare a dei tagli e a delle aggiunte su alcune superfici. Questo effetto si vede in ogni foto in cui appare l'oggetto. E qui sembra che sia contro un fondo di un nero relativamente uniforme, proprio il colore di cui si ha bisogno per una doppia esposizione. Quando si sovrappongono due immagini si ottiene intensità, e anche se gli oblò, se è questo che sono, sembrano piuttosto scuri, non sono mai più scuri del fondo del cielo. Investigo su questi tipi di avvistamenti da 30 anni. Mi piacerebbe potermi pronunciare diversamente, ma le fotografie di Gulf Breeze proprio non mi convincono.
Grazie, dottor Nathan. E ora c'è uno scienziato che ha un'opinione completamente diversa, un fisico ottico che lavora per la Marina americana e che si occupa di foto di UFO. Dottor McAvee, lei ha studiato queste immagini per centinaia di ore e è arrivato alla conclusione che non c'è stato alcun imbroglio, è vero? Sì, esatto. Il dottor Nathan aveva studiato solo alcune di queste foto. Io invece ho analizzato tutte le fotografie. Questo fatto mi ha consentito di calcolare la distanza e la grandezza degli UFO. Ho anche analizzato il videotape e mi sono chiesto, se le foto e il film sono una beffa, come sono state realizzate? Ho considerato diversi metodi per realizzare foto truccate. Ogni metodo rivela un difetto tipico. Ho cercato di trovare questi difetti, per esempio ho guardato sopra l'UFO per vedere se c'era un filo sottile che indicasse che era sospeso. Ho guardato sotto per scoprire qualcosa che mi dicesse se era appoggiato su di un tavolo. Ho cercato riflessi sul vetro, doppie esposizioni, fotomontaggi. Ho concluso che non è stato usato nessuno di questi metodi. Dopo ore e ore di analisi non ho trovato niente che possa negare questi avvistamenti. A mio avviso queste fotografie sono genuine e quelle capsule non appartengono al nostro mondo. Nel 1983 e 1984 le regioni orientali degli Stati Uniti furono sorvolate da oggetti multiformi, in particolare nella contea di Westchester, a nord di New York. Le segnalazioni riempirono le prime pagine dei quotidiani più importanti, come il New York Times. Fra le documentazioni, anche questo filmato di un presunto UFO, che sarebbe stato identificato per un aereo circondato da luci e agganciato con un cavo ad un terminale anch'esso luminoso. Ben diverso l'incidente Cash Landrum. Sentiamo la principale testimone, Betty Cash. Faceva molto freddo e Vicky, suo nipote, e io stavamo tornando a casa quando improvvisamente il piccolo Colby ha notato una luce molto luminosa nel cielo sopra la pineta. Questa cosa a forma di diamante emetteva un grande calore. Dalla parte inferiore usciva del fuoco e quando si muoveva emetteva un sibilo e c'era anche un rumore alternato, un rumore assordante che sento ancora nella mia testa la notte. Siamo scesi tutti dalla macchina, ma Colby e io siamo subito risaliti. Io sono rimasta lì fuori per circa 10 minuti. L'oggetto illuminava la pineta come se fosse giorno e mi sentivo bruciare, la mia pelle bruciava. Per quanto tempo l'oggetto ha stazionato sopra di voi? Una ventina di minuti. Il fuoco usciva come da una fiamma ossidrica, poi lentamente è sparito fra gli alberi. E sono arrivati gli elicotteri. Elicotteri? Colby ne ha contati 23. E lei più tardi li ha identificati come elicotteri militari Chinook CH-47? Sì, sembrava che volessero scortare la capsula da qualche parte. Ma erano così vicini che sembrava che stessero per scontrarsi fra di loro e con l'oggetto. Quando la sera ho lavato Colby per metterlo a letto e l'acqua ha toccato la sua pelle, ha gridato che si sentiva ustionato come se fosse stato al sole troppo a lungo. Il giorno dopo non ho potuto lavorare, i miei occhi erano chiusi dal gonfiore, le macchie rosse divennero vesciche e continuavo a dare di stomaco, pensavo di morire. Vicky mi portò al pronto soccorso e sono stata ricoverata nel reparto ustionati. Nei giorni seguenti mi si è spellata tutta la faccia e mi sono caduti metà dei capelli. Mi hanno trattenuta in ospedale per più di un mese senza che ci fossero miglioramenti. Ci vuole una notevole forza interiore per sopravvivere a un trauma del genere. Come sta ora? Ho il cancro. Sono stata operata nel marzo 1983 e il dottore temeva per l'esito dell'operazione. Adesso dei giorni sto bene, altri sto malissimo. Il governo si è mai dichiarato responsabile per ciò che è accaduto? No, e sono molto arrabbiata e delusa del governo degli Stati Uniti. Sono d'accordo con lei, signora Cash. Grazie per la vostra partecipazione. Siete due donne molto coraggiose. Vorrei chiedervi di vedere questa registrazione su un uomo conosciuto come Falcon. Gli abbiamo chiesto quale fosse la verità sul vostro caso. Nel caso Cash Landrum, la capsula spaziale osservata era pilotata dai nostri piloti militari, che erano stati addestrati al volo ed avevano in qualche modo una certa dimestichezza con il velivolo. Quando si sono resi conto che la capsula non rispondeva ad alcuni comandi, hanno comunicato via radio che pensavano che la capsula sarebbe precipitata.
Le procedure standard per i militari in una situazione del genere impongono di spedire elicotteri di ricerca e di salvataggio. Gli elicotteri seguivano la capsula che aveva avuto dei problemi. Tutti pensavano che sarebbe precipitata, ma non andò così. Ci sono due ipotesi. La prima, che la capsula vista da Betty e da Vicky fosse stata costruita dal governo degli Stati Uniti. L'altra, suggerita da Falcon, è che invece fosse una capsula fornita al nostro governo dagli extraterrestri. Per introdurre l'inquietante argomento dei cosiddetti rapimenti alieni, è necessario riferirsi ad una metodologia investigativa che metta in luce i ricordi traumatici, apparentemente rimossi o sepolti nell'inconscio, cercando di ricostruire l'esperienza per come dovrebbe essere realmente avvenuta. I soggetti vengono sottoposti quindi a sedute di regressione ipnotica. Rosemary Asnato è un'illustratrice che vive nel quartiere degli artisti, l'East Village di Manhattan. Al-Hazim risiede nel Bronx con la figlia undicenne e lavora presso la compagnia telefonica di Manhattan. Nel tempo libero scrive canzoni. Lisa Salviano, di Lake Yatawa, New Jersey, ha 24 anni, è sposata e incinta della prima figlia. È impiegata come segretaria a Morrisontown, New Jersey. Queste tre persone, sconosciute l'una all'altra, condividono un'esperienza straordinaria. Con la guida di una psichiatra, la dottoressa Leibo, hanno rivissuto dei terribili ricordi profondamente sepolti nel subconscio. In stato di ipnosi, i soggetti riescono a ricordare le esperienze rimosse. Una volta in questo stato, rivivono i fatti in tempo reale, spesso con una partecipazione emotiva momento per momento. Rivivono esattamente quello che hanno vissuto la prima volta, anche se l'episodio risale a mesi o a anni prima. Ora vedremo i filmati di alcuni momenti delle loro sedute. Vedevo le luci della città. Poi arrivava una luce sopra la mia testa, molto luminosa, molto forte, molto nitida, molto pesante, veniva dritta giù. Io camminavo per vedere cosa c'era sul tetto. Cerco di vedere che cos'è, ma non ci riesco. Che cosa te lo impedisce? È così luminoso, non posso guardare attraverso la luce. Stavo dormendo e sono stata svegliata. C'era qualcosa fuori dalla mia finestra. Volevano che uscissi, ma io non sapevo come fare. Perché c'era la finestra lì. Ma improvvisamente ho cominciato a muovermi. Ho attraversato la finestra e ho pensato che era divertente. Senti i piedi per terra? Stai camminando? Non ne sono sicuro. Ma non mi sembra di stare camminando. Sembra... Non riesco a vedere niente. È come quando cammini e vedi le cose che vanno su e giù. Sono così lisce. Dove sei alla fine di questa passeggiata? In una specie di sala di controllo. Cosa la fa sembrare una sala di controllo? Perché c'è un grande quadro di comando. C'è una specie di tavolo. Che genere di tavolo? Come un tavolo da pranzo? No. Che genere di tavolo? Come quello di un dottore. Mi ci fanno sdraiare. Sopra. Sdraiare sopra? A pancia sotto? No, sulla schiena. Ah, capisco.
E mentre stai lì sdraiata, c'è qualcuno o sei sola? Sono in tanti. Qualcuno ti tocca? Sì. Dove ti toccano? Sulle braccia e sulle gambe. E dimmi, sei da sola? No, ci sono loro. Quanti sono? 4 o 5. E stanno facendo qualcosa o ti stanno solo osservando? Mi toccano. Quanti di loro stanno facendo qualcosa? Uno. Sono così brutti. Cos'è che li rende così brutti? Sono cattivi. Cosa li fa sembrare cattivi? Non sorridono. Non sorridono. Quanto è brutto. Quella cosa è brutta, orribile. La sua testa è penosa. Queste teste hanno qualcosa di strano. Qualcosa che non va. Sembrano deformati e molto ammalati. Il cranio sembra appuntito nella parte frontale e largo nella parte di dietro. Somiglia a un insetto. Cosa lo fa somigliare a un insetto? La forma della testa. Che forma ha la testa? A palla da rugby. Gli occhi sono neri, molto inclinati e hanno tante rughe intorno agli occhi, come quelli di una lucertola. Grandi occhi neri. Riesci a vedere le pupille? Tutto l'occhio è nero. Di che colore ha gli occhi? Sembrano neri. Premetto che gli psichiatri sono in grado di riconoscere traumi emotivi e di curarli, non di valutare se gli alieni esistano o meno. Molti dei pazienti sono sensitivi, gente sana che ha in comune solo il fatto di credere di essere stati rapiti e che sono spaventati da quello che è avvenuto. Essi non cercano la celebrità, denaro o pubblicità, vogliono solo liberarsi di questi dolorosi ricordi. Gli scettici affermano che l'uso dell'ipnosi, per quanto sia approfondito l'esame, mostra delle lacune nello studio di queste situazioni traumatiche. Gli scettici affermano che le denunce di rapimento sono il prodotto di pensieri troppo fantasiosi. Se così fosse, le denunce dovrebbero essere diverse tra loro, come diversi sono i sogni delle persone. Invece ci sono delle notevoli somiglianze nei racconti di persone di tutte le razze. Sappiamo inoltre che lo stress post-traumatico si verifica solo se vi sono stati dei traumi esterni, tipo quelli subiti dai veterani del Vietnam o dalle vittime di aggressioni o violenze carnali. Molti dei rapiti portano ancora i gravissimi segni di impotenza e violenza subita. Con una cura adatta questi sintomi possono essere curati. Ciò che è davvero rilevante nel caso Walton è la concretezza delle testimonianze che sono state vagliate attentamente. Questo pone il caso Walton al vertice della tipologia delle abductions. È il più importante e il più convincente. Era il 5 novembre del 1975. Stavo lavorando con un gruppo di uomini nei boschi. Lavorammo fino a tardi quella sera. Stava facendo buio. E mentre ci allontanavamo, lungo una strada in terra battuta che corre all'interno del bosco, vedemmo un grande oggetto brillante vicino alla strada. Saw a large glowing object near the road. Fermammo il camion. Io scesi giù e mi avvicinai per dare un'occhiata. Pensavo che l'oggetto sarebbe sparito da un momento all'altro. Così mi avvicinai di corsa per vederlo bene. Ma non se ne andò. Iniziò a muoversi e ad emettere un suono forte. Così mi nascosi dietro un tronco. Decisi quindi di andarmene. Ma in quell'istante sentii un torpore in tutto il corpo e svenni. E gli uomini nel camion raccontarono di aver visto uscire dal velivolo un raggio luminoso che mi colpì nella parte superiore del corpo e mi sollevò in aria. Quando riacquistai conoscenza, ero a bordo del velivolo, o almeno così mi sembrava. Mi sentivo come lento, stonato. Non mi ripresi rapidamente, ma quando alla fine tornai in me, vidi delle creature che mi stavano davanti e immediatamente ebbi una reazione violentissima. Li spinsi e tentai di correre via.
ma venivano verso di me. Io mi misi a urlare facendo gesti minacciosi. E loro si fermarono e lasciarono la stanza dove mi trovavo. Erano andati verso destra. Così io mi diressi a sinistra, giù per un corridoio che curvava. Oltrepassai delle altre porte e arrivai davanti a un'altra porta. Cercai di riprendere il controllo di me stesso. Rimasi lì senza fiato per un minuto circa. Poi entrai in questa stanza. Era una stanza davvero strana. Si potevano vedere le stelle proiettate su un muro, non so con che sistema, forse uno schermo. E c'era una sedia in mezzo alla stanza che aveva come dei pulsanti di comando. E mi diressi lì per vedere se riuscivo a trovare un modo per aprire una porta e andarmene. A quel punto entrò un altro essere, un uomo. Le creature che avevo visto prima erano molto diverse da noi. Erano basse, un'altezza inferiore a un metro e mezzo, con crani molto larghi e sporgenti e un aspetto, direi, gessoso, con occhi molto grandi. L'uomo mi scortò attraverso un corridoio fino a un'altra stanza, più piccola, dove c'erano altri esseri umani come lui, e mi misero su un tavolo. Io cercavo di divincolarmi, ma mi colpirono e mi fecero perdere i sensi con una specie di maschera a ossigeno. Dopodiché mi ritrovai sulla strada. Il caso di rapimento di Betty e Barney Hill, risalente al settembre 1961, è fra i più circostanziati e documentati scientificamente. Le loro regressioni ipnotiche rivelarono che degli umanoidi li rapirono e li sottoposero a una serie di controlli medici. Pat Marcattilio si è occupato in particolare di questo aspetto delle abductions. Abbiamo perfezionato la tecnica della regressione ipnotica. Il medico pone il soggetto in uno stato di totale rilassamento. In questo stato, l'individuo è in grado di ricostruire l'esperienza e di ricordare molto chiaramente i dettagli, altrimenti sepolti nel suo inconscio, ricordarli in maniera molto più chiara del normale.